Ovviamente Elite, la Romulea vince il derby col De Rossi e si guadagna sul campo la promozione. Uno striscione celebra le gesta degli eroi di Mister Grillo. Prima ancora dell'inizio del match il messaggio non pare essere ben augurante. La squadra è contratta, sembra quasi aver paura di raggiungere la meta, quando manca solo l'ultimo piccolo sforzo. Un atteggiamento che si ripercuote sul campo, perché dopo soli 5 minuti il De Rossi ci prova con Gallo che, ben imbeccato da Risolo, costringe Pinzani alla deviazione in angolo. La Romulea però cresce, all'ottavo risponde. Filippone dentro per Alaimo, tocco di sinistro, pallone fuori di poco. È il preludio al gol, perché al decimo il lancio di Filippone viene raccolto da Potocco. Colpo di testa ad anticipare Funaro e Romulea che si porta sull'1-0. Sembra fatta, perché la rete dà coraggio e scaccia la paura negli Amaranto Oro. Rozzi al quindicesimo impegna su schema d'angolo Funaro che non trattiene. Locascio deposita in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Passa un solo minuto e ancora Rozzi costringe Funaro alla respinta di pugno. Il De Rossi rimane sornione, ma evidentemente non ci sta a fare la vittima sacrificale. Minuto numero 23. Calcio piazzato di Ranzani, Pinzari devia sulla traversa, il pallone però rimbalza prima sulla linea e poi sulla schiena di Pinzari e il De Rossi trova l'1-1. Ma non è ancora finita, perché dopo il tentativo da posizione impossibile di Filippone, il De Rossi passa a condurre. Gran discesa sulla destra di Gallo, Pinzari respinge sui piedi di Ranzani e questa volta non ci sono dubbi sul patrocinio della rete. I ragazzi di Grillo ora vedono i fantasmi, Filippone e Lustri provano a scacciarli prima del riposo, ma senza fortuna. Finisce così il primo tempo con il De Rossi in vantaggio per 2-1. Nella ripresa la Romulea presenta due novità, Ravaglioli e Ventrone, la scelta appare azzeccata. Al primo Filippone serve Ventrone, girata del numero 18, pallone di poco a lato con Funaro immobile. Si bissa al terzo, scambio stretto tra Ventrone e Lustri, destro di quest'ultimo, ma la sfera finisce sul fondo. In campo ora c'è solo la Romulea, dodicesimo minuto, lancio di Lustri per Filippone che si libera bene del suo avversario ma poi calcia in porta da posizione angolata, trovando la deviazione in angolo di Funaro con Ranuzzi che si dispera a centro aria per il mancato assist del compagno. Al ventesimo tornano a farsi vedere i fantasmi, Lustri colpisce per ben due volte trovando un super Funaro pronto alla respinta. Il tempo passa, il gol non arriva e la porta del De Rossi sembra stregata. 60 secondi dopo Ravaglioli di testa non trova lo specchio. Ma al venticinquesimo arriva la rete che scaccia la paura. Pallone in the box, conclusione di Maxia che si trasforma in un assist per Lustri che da due passi non sbaglia. Sul campo Roma torna il sereno. La Romulea gioca con più tranquillità e la mezz'ora riparte a campo aperto con Ventrone che salta Funaro in uscita disperata e sulla linea scarica il definitivo 3-2. Gli ultimi 10 minuti più recupero sono di attesa, il pubblico aspetta solo il triplice fischio per lasciarsi andare ai festeggiamenti. I ragazzi di Grillo si spogliano, indossano una maglia celebrativa, spumante e gavettoni fanno da cornice alla festa Amaranto Oro, la Romulea è di nuovo in Elite.